Allora Vale, iniziamo subito, come sempre, apriamo la puntata con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale, sempre in diretta dalla SLM, Soundline Music Accademia dello Spettacolo. Oggi parleremo veramente di un artista nato sotto il segno dell'Ariete, un artista tutto colorato, ma anche grande autore. Ha scritto veramente dei brani immortali. Nel 1945 a Ramacca nasceva Cristiano Malgioglio. Dopo essersi diplomato ragioniere, verso la metà degli anni 1960 lascia la Sicilia per trasferirsi a Genova. Inizia a lavorare presso le poste, dove ha il compito di smistare la corrispondenza. La sua permanenza in Liguria lo mette in contatto con alcuni cantautori della scuola genovese, come Gino Paoli, Luigi Tenco e Fabrizio De André. È proprio Fabrizio De André che gli fissa un appuntamento con una casa discografica molto importante a Milano. E Malgioglio, per sdebitarsi con Fabrizio De André, si presenta con Dorighezzi, che in futuro diventerà sua moglie. Come autore esordisce nel 1972 scrivendo il brano per Donatella Moretti, Amo. E anche come autore vince anche il Festival di Sanremo con l'altro autore, Italo Ianne, il brano Ciao cara come stai, interpretato dalla grande Iva Zanicchi. Tra il 1975 e il 1980 collabora anche con la grande Giuni Russo. Ma tra le tantissime canzoni che lo hanno reso importante come autore, ricordiamo L'importante è finire e Ancora, 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 che diventano poi evergreen del repertorio della grande Mina. Nel 1984 partecipa ancora, come seconda volta, al Festival di Sanremo. Con l'autore Umberto Balsamo scrivono insieme Chi mi darà, interpretato ancora dalla grande Iva Zanicchi. Lo troviamo ancora come autore nel 1990 con il brano Vorrei a Sanremo, interpretato da Mino Reitano. Nel 92 realizza un duo con il grande Mario Merola nel brano nel titolo Fute Ten, scritto da Roberto Carlos con il testo in italiano di Malgioglio, contenuto nell'album stesso Fute Ten. Intorno al 2000 trova un grande spazio nei programmi televisivi, come spalla di Massimo Giletti, e lui è ospite fisso nel programma Casa Rai 1. Successivamente viene chiamato anche da Carlo Conti per far parte come opinionista cattivo del programma I Raccomandati. Intervista per la Rai alcuni dei cantanti più famosi come Cher. Nel 2008, pensate, durante un programma di quelli del calcio, Pupo dichiara che il brano Gelato al cioccolato fu scritto da Malgioglio. Ma siccome lui era autore di grandi testi per grandi interpreti come Mina, non volle essere accreditato. E nel 2009 torna a scrivere per la grande ed unica Mina, il brano Vida Loca e Carne Viva. Entrambi i brani sono inclusi nell'album Facile, uscito lo stesso anno. Il brano Carne Viva fu colonna sonora anche del film Baciato dalla Fortuna. Nel 2017, con il singolo Mi sono innamorato di tuo marito, riscuote un successo planetario, raggiungendo la top 50 dei singoli più scaricati su iTunes. Il videoclip del brano oltrepassa i 20 milioni di visualizzazioni su YouTube. Alcune curiosità.
Lui, oltre a essere un grande cantante e autore, è famosissimo per il suo ciuffo biondo. Ma sapete com'è successo? Allora, lui si stava tingendo con l'acqua ossigenata i capelli. Nel momento stesso arriva una chiamata al telefono. Lui corre nella telefonata, inizia a parlare e si distrae, parla per 20 minuti. E così, tornando nella sua toilette, trova il suo ciuffo biondo. Cristiano ha adottato anche 3 bambini cubani, che segue con grande attenzione e amore, e per questo va spesso a Cuba. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto la prossima settimana. Un grande abbraccio da me, Silvia Pagni, e buon fine settimana. Ciao a tutti!